Claudio, mio Pilates, eccomi qua. Oggi in una cornice divertente, nel senso che ti propongo una sorta di gioco posturale, o meglio, due giochini posturali. Per i nostri giochi di oggi ci servono dei post-it. Ideale proprio, esercizi ideali da eseguire proprio in ufficio. Anche con i colleghi, ammesso che qualcuno di voi sia in ufficio e non in smart working. Un altro supporto didattico, qualora non sia il tuo collega che ti può anche dare un aiuto visivo o qualcuno presente che ti possa dare un aiuto visivo e poi capirai perché ti può servire uno specchio, quindi rimani magari in prossimità di uno specchio o di una parete riflettente. Voilà ragazzi, ci mettiamo in questa università appositamente di nero per far emergere i post-it gialli. Vedo che una faccina mi copre un po' la testa, ma pazienza, non posso andare più indietro, altrimenti vado proprio a contatto con il soffitto. Allora, comincio a prendere il primo post-it. Vai a cercare il manubrio dello sterno. Il manubrio dello sterno è proprio la parte alta dello sterno qui, lo senti con una certa chiarezza, e ci appoggi sopra il tuo post-it. Ok? Tecnica molto, molto semplice. Schiaccia bene. Non ti nascondo che ogni tanto il post-it poi se ne va, probabilmente anche mi vedrete raccogliere i post-it, lo farai anche tu, comunque nulla di grave. Prendi un secondo post-it, lo appiccichi, ecco, questo ti anticipo sarà il più fastidioso dei post-it perché tende ad andarsene spesso, sopra l'ombelico, quindi cerca l'ombelico e ci piazzi il post-it. Terzo post-it. Lo prendiamo e lo attacchiamo, cerco la parte più collosa, sull'area del pube. Cerca l'osso del pube e lo appiccichi, ok? Ora, come ti dicevo, schiaccia un po', molto bene. Rimani subito in postura, o meglio, vai in prossimità dello specchio se sei in solitudine, nel senso che potrebbe essere utile, altrimenti ti può aiutare una persona che è con te. Ok, tieni comunque per il momento gli occhi chiusi e fai un primo ascolto di come ti senti, ok? Nel senso di come percepisci la tua postura nello spazio. Ti do delle domande, dei suggerimenti. Ti senti di più sulla gamba destra, sulla gamba sinistra? Come senti la caviglia destra sulla sinistra? Potresti sentire una caviglia che collassa all'interno, una di più all'esterno? Dove appoggio il piede? Risalendo le ginocchia, quanto se convergono, se divergono, se sono iperestese, se sono un po' piegate, il bacino, se lo senti in linea, risalendo la schiena, se la senti molto inarcata, anche dolente, purtroppo a volte, anzi, senza a volte, spesso so che il mal di schiena, anche senza gravi intensità, affligge buona parte di noi, diciamo, e a maggior ragione, ecco, il mio post-it è già andato, a maggior ragione se stiamo fermi e pratichiamo poca attività fisica. Ecco, proseguiamo verso l'alto con questa indagine propriocettiva, ovvero quello che i messaggi derivanti dai nostri propriocettori ci arrivano alla consapevolezza e creiamo quindi così una nostra immagine posturale nello spazio. Quindi le spalle, se le senti alla stessa altezza, ricurva in avanti, in apertura, una più alta, una più bassa. Insomma, ti ho dato un sacco di suggerimenti. Mantieni ancora gli occhi chiusi e fai dei movimenti nello spazio. Muovi, nel senso, tieni pure chiusi gli occhi, non sono esercizi difficili. Fai come una camminata nello spazio, cioè sul posto. Vedi? Chiudendo gli occhi, ragazzi, tutto sembra più difficile perché ci vengono a mancare un sacco di riferimenti posturali. Intanto ho perso ancora il mio post-it, comunque vado a riappiccicarlo. Voilà. Bene, fermati. Riattacca i post-it se per caso anche tu ne hai persi. Voilà, guardati allo specchio, fatti guardare con attenzione. Io ad esempio sono un po' lontana dalla camera, ma vedo il mio post-it, vedi questo qua in alto che tende, adesso amplifico la mia
cosa, il mio disallineamento è questo. Vedi? Tendo a disallineare. Niente, quello te l'ho anticipato, è che quello dell'ombelico è un po' fatto a modo suo. Ok, forse ci siamo. Sì che schiaccia un po'. Bene, allora ti dicevo che la mia tendenza è questa, giusto? Fammi sapere se hai notato qualcosa. Non è detto che ci sia un disallineamento. Nel mio caso io me lo aspetto sempre, malgrado tutta la ginnastica che faccio, tutto il lavoro che faccio, non ho mal di schiena, tranne in rarissimi, rarissimi casi. Ho uno scheletro che inevitabilmente mi porta a riorganizzare sempre la mia postura per un problema di disarmia, di scoliosi, di spondilolisi, spondilolistesi, lasciamo stare i motivi, nel senso un sacco di, vabbè, di attività sportiva ad alto livello, non sempre lo sport va bene, e tante cose anche di origine genetica. Quindi assolutamente con il movimento io riesco assolutamente a tenere sotto controllo questi, diciamo, dismorfismi, ecco, niente di gravissimo, ma tante piccole cose. Un giorno, beh, visto che stiamo ridendo, io ricordo una sera al pronto soccorso dopo come si dice, un colpo di frusta, radiografia, rettificazione del collo, il medico: signorina, deve fare un po' di ginnastica. Veramente, dico, signorina, sapesse. Quindi io non ho mai mal di collo, non sempre ciò che è in radiografia è sinonimo ed equazione di problematiche. Il movimento, ragazzi, assolutamente ci fa bene. Comunque, ti sei osservato? Hai osservata? Bene. Adesso quello che ti chiedo è, proprio rimanendo davanti allo specchio o comunque con una persona che ti aiuti a vedere se i tuoi punti, tac, hai visto? Ho cercato di riallinearli. Molto bene. No, adesso si stava staccando, non l'ho messo io al centro. Può essere, eccolo qua. In non a caso io tendo ad appoggiare sempre sulla gamba sinistra per un sacco di motivi meccanici e in questo momento, per riallineare bene il mio corpo, voilà, ho spinto bene con la gamba destra. Quindi è veramente un giochino, nel senso che questo non è la sostituzione né di un corso di ginnastica posturale né di un eventuale proprio percorso con un personal trainer, eccetera. Però ti può dare, diciamo, questi esercizi, questi sì, momenti didattici entrano nel cosiddetto campo dell'anatomia esperienziale, nel senso fai esperienza di quella che è la tua anatomia più profonda, legata chiaramente alla meccanica e alla postura. Come ti dicevo, se per caso sei in ufficio e puoi lavorare da seduto, prima ti ho detto, no, di prendere anche una sedia, quindi da in piedi, davanti a uno specchio, cerca di riallineare in qualche modo i punti e cerca di capire nel momento in cui ti riallinei cosa si sta lavorando di più, perché probabilmente è la tua parte un po' più debole. Detto questo, siediti, impizzo su una sedia, ok? Anche qui è utile uno specchio o un collega o una persona che ti possa poi dare un feedback. Andiamo ancora con il giochino dei nostri post-it. Ne mettiamo uno qui sotto, appena sotto alla cresta iliaca. Cioè vai a sentire l'osso e lo appoggi qua, ok? Appena sotto. Tac, 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 tac. Poi, secondo post-it. Cerca di sentire dov'è l'ultima, diciamo, dove sono le ultime costole, più o meno le costole fluttuanti, proprio sul laterale. Chiaro, ragazzi, che una radiografia è molto più precisa di questo giochino, però sono convinta che già si possano vedere eventuali disallineamenti e vedere a volte con un approccio didattico di questo tipo può dire, però in effetti ho bisogno di lavorare un po' la mia postura. Terzo post-it, proprio sulla spalla, così lateralmente, ok? Rimani con lo sguardo in avanti. Scusami, respira, semplicemente lascia scendere bene le spalle. Rimaniamo qualche secondo
in ascolto della postura seduta. In questo caso eliminiamo ovviamente il supporto delle gambe, facciamo focus sull'appoggio del bacino e lasciamo che il nostro corpo prenda quella che è un po' la postura più abituale. Restiamo qualche secondo, probabilmente niente, io devo cambiare qualità di post-it con un po' più di colla probabilmente, oppure la maglietta è proprio, maglietta e post-it non sono proprio grandi amici oggi. Molto bene. Allora, apriamo gli occhi, cerchiamo di non modificare ancora nulla nella nostra postura, se sei allo specchio semplicemente guardati di lato. Bene, sulla mia postura seduta devo dire che ho mantenuto, hai visto, i tre punti ben allineati. Tante situazioni potrebbero essere tipo questa, vero? O tipo questa. Quindi guardati di lato, riallinea i post-it, allungati bene verso l'alto con la colonna. E già questo, già anche questo è un esercizio. Ma ti voglio dare un piccolo suggerimento, un piccolo esercizio in più se sei spesso in posizione seduta e soffri il permanere di lunghi periodi perché ti concedi poche pause e alla fine ti accorgi che la tua schiena, poveretta, è un attimo arrugginita, incriccata. Ti faccio fare un esercizio potente, nel senso, nella sua semplicità, è davvero importante. Allora, ti chiedo innanzitutto di inarcare la schiena il più possibile. Come vedi, formo un arco con il post-it centrale che è avanti e vado all'indietro, il post-it centrale va all'indietro. Qui però è perché lo voglio, non è perché semplicemente siamo gobbe. Adesso non importa anche se i tuoi post-it cadono, anzi facciamoli andare via, non ci servono per il momento, perché adesso voglio che tu vada a portare l'attenzione più che altro sia al movimento sia al recupero della postura in termini propriocettivi, cioè di anatomia esperienziale, come ti dicevo. Quindi avanti e indietro. Pensa al tempo stesso che la tua colonna, presa dalle due estremità, quindi coccige e nuca, vengano tirate in due direzioni opposte. Inspiro quando mi estendo, espiro quando faccio la curvatura all'indietro. Non ci deve essere una compressione, ma sempre l'idea di allungarsi, come se tirassero le due estremità della colonna. Molto bene. Ci fermiamo al centro. Adesso ti chiedo con le mani di andare a prendere volgarmente la ciccetta della tua pancia, nel senso fai come una sorta di pinza qui centrale, a lato, aspetta che non ti vedo più, ecco, non vedevo più, si è chiuso tutto, a lato dei retti, prendi la linea centrale attorno all'ombelico, fai una doppia pinza, doppia perché usiamo le due mani, e cerca di tenere in mano la pelle e appena il sottopelle. Inspira, quando butti fuori l'aria vai comunque all'indietro ma tieni con le mani forte la pinza e ritorno. Ancora fuori l'aria, tengo buona parte della pancia, diciamo, che si accumula, viene presa nella pinza delle mani e ritorno. Usami bene, vabbè, se hai già fatto Pilates, ti dico la parola powerhouse, vedrai che ti aiuta. Attivati nel pavimento pelvico, nell'approfondimento dell'addome. Ti accorgi che quando approfondisci l'addome è come se il materiale pinzato volesse uscire dalla pinza. Perché, vabbè, il motivo è proprio funzionale. Si attiva il pavimento pelvico, il trasverso, per una connessione fasciale molto intricata, andiamo a tirare indietro tutti gli addominali, anche se il retto in realtà qui non partecipa, però sentirai tirare per quel motivo. Molto bene, sciogli un po' le mani perché saranno impegnati in un'altra pinza, questa volta la pinza è dietro. Pensa con due pizzicotti, due pinze, di prendere a lato, diciamo, della colonna vertebrale
a livello lombare, di prendere un po' di tessuto, come se, anzi, non fallo proprio, aspetta, mi avvicino, non così, ma aspetta che guardo il quadro, ecco, da qui pinzetto e stacco, in questa direzione qua. Quindi, da qui pinzetto, scollo un po', ok? Pensa di tenere ferma lì nello fermo la pinza nello spazio e ti estendi un po' come se volessi staccare dalla pinza la colonna vertebrale. Ancora. Cambia un po' la pinza, spostati un po'. Stacca pelle, fasce, tessuti, muscoli, e con il movimento un po' mi allontano. Lo puoi fare in due o tre punti differenti. Da molto sollievo è questo, perché ripeto, non stiamo facendo tanta roba, ma molto, molto bella, perché andiamo a come dire, a far scorrere poi meglio i tessuti l'uno sull'altro, a scollare i tessuti. Infatti, adesso ti chiedo di stare in postura eretta, da seduti ovviamente. E senti come stai adesso rispetto a prima. Probabilmente anche senza chiederti di stare in allungamento con la colonna, ti senti già più, come dire, sostenuto dalla posizione, più naturalmente diritto. Comunque senti che per quanto poco abbiamo fatto, perché veramente l'intensità di questi esercizi è limitata, ma d'altro canto immagino stiate lavorando, quindi può essere davvero una valida pausa durante diciamo, il vostro lavoro, se state tante ore sedute. In realtà anche se lavorate da in piedi, assolutamente questo vi fa bene, un po' come piccola pausa, è come un doppio giochino, diciamo, a livello posturale per vedere come sono i vostri allineamenti. Bene, quindi ragazzi, spero, fatemi sapere, adesso è stato un po' giocoso, ma non per questo, diciamo, didatticamente meno significativo. Io vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto a lezione. Se avete voglia, vi lascio qualche info qui sotto. Iscriviti al canale se non ti sei ancora iscritto, oppure se sei iscritto, fai attenzione a non disiscriverti. Ecco. Va bene, dai, ragazzi, un bacio, vi ringrazio. E a presto!